Un dibattito ad ampio raggio su Egitto e Medio Oriente si è aperto oggi al Cairo, dove l'Ambasciata d'Italia ha organizzato il primo media forum italo-egiziano. Moderato dall'ambasciatore Maurizio Massari, il forum è un'occasione importante per approfondire la conoscenza reciproca e costruire ponti umani tra Italia ed Egitto. Una ventina di giornalisti di entrambi i paesi riuniti in un confronto aperto e articolato in tre sessioni per riflettere insieme sulla complessità della transizione economica e politica in Egitto a poco più di due anni dalla primavera araba e l'impatto sull'intera regione. Tra i temi affrontati anche la crisi siriana, la questione palestinese e i possibili scenari fondamentali per la stabilità di tutto il mondo. Relations between the two countries are very strong, but we are convinced that need to be deepened at all levels, and media is definitely one crucial dimension of the people-to-people contacts between the two countries. Uno degli effetti delle primavere arabe, come vengono chiamate, o rivolte arabe del 2011, è stata la fioritura di tantissimi giornali, tantissimi website, tantissime nuove TV, quindi quasi l'espressione di un'urgenza comunicativa che era stata compressa a lungo. L'idea di poter far incontrare a giornalisti italiani che seguono l'Egitto e che seguono comunque la regione un panorama variegato di queste voci, di queste espressioni che sono nuove in buona parte, è assolutamente utile anche come proiezione di quella che è la realtà sul campo. In Italia non sempre si ha la sensibilità e lo spazio per approfondire fenomeni che vanno capiti per tempo e su cui va creato uno scambio, altrimenti poi sfuggono di mano e ci si trova in un momento in cui non si comprende più niente, non solo l'opinione pubblica a cui noi dovremmo dare le informazioni, ma noi stessi. Now Egypt has a very important situation, very dangerous situation. Nobody cannot neglect it. So it's very good to talk to each other, it's very good to understand each other. Nel dubbio che tutto l'Occidente ha sull'evoluzione delle primavere arabe, e l'Egitto è un paese cruciale in questo senso, è molto importante conoscersi, è molto importante dialogare con l'altra parte e dunque capire per noi cosa pensano gli egiziani nelle loro varie tendenze politiche può essere istruttivo per loro capire cosa pensiamo e cosa temiamo noi. We are in the beginning of the democratic process. We need some understanding, we need some training, we need some people to talk with. Egyptian need more political help and the Italian always are very close to this. Da un punto di vista più allargato, guardando proprio la diplomazia italiana, significa creare delle aree di comprensione allargate in cui l'informazione, la diplomazia e l'opinione pubblica si muovono in osmosi.